po' isolati, perché con le strade così non è che andiamo al cosiddetto centro. Rimane più niente che sta a fare qua. Ci hanno costretto a non fare più niente. Che speranza sia. Qui la strada è completamente interrotta, oltre che pericolosa. C'è un'abitazione dinanzi a noi completamente devastata. Per non dimenticare, queste sono case costruite per la maggior parte tutte in pietre, sono tutti sassi ammucchiati uno sull'altro. Questa era la piazza di questa frazione. Qui poco lontano c'è il campo delle misericordie, che hanno qui casa base. Allora ci spostiamo. Tante misericordie anche di Erpinia sono state ad Amatrice e hanno portato sostegno ed aiuto in questi mesi. Ecco qui. Campo Sommati, ricordiamo tra le altre la misericordia di Atripalda, che con la cucina mobile per molti giorni ha dato da mangiare, ha cucinato per le persone, per gli sfrattati a tempo, dice il sindaco Pirozzi, che non si sente un terremotato perché ha in sé la voglia di combattere. Questo è il cimitero di questa frazione. Non si possono piangere neppure i morti, lo ha detto Carmine nella intervista poco fa. Il cimitero è chiuso, inaccessibile, crollato del tutto. Tutto ammucchiato, tutto rotto, tutti i pezzi. Bisogna ricostruire intorno a queste, alle radici, ai simboli. Altrimenti non... Come sempre le periferie sono quelle che hanno ancora di più bisogno.